La bolognese Luna e il monzese Ioris sono in viaggio verso le nuove case. Scoprire quale sia la destinazione e la famiglia che le adotterà sarà per loro una sorpresa. Secondo me loro si aspettano una peggio di me, che fa il macello. Io spero che arrivi uno più tranquillo, visto che io sono molto casinista. Non sono una che piace fare casino. Cioè sì, sono egocentrica, ma soltanto esteticamente. Cioè caratterialmente sono buona, sono brava. Lungo il tragitto, i due ragazzi si imbattono in una cassetta delle lettere, grazie alla quale avviene il primo scambio con un personale in bocca al lupo. Ciao, nuovo arrivato. Ti scrivo questa lettera per metterti in guardia sulla mia famiglia. Siamo una famiglia un po' incasinata ed esuberante, siamo sempre molto allegri. Mia mamma è fissata con l'aspirapolvere, quindi ti assicuro che se cerchi un po' di tranquillità con lei non ne avrai. Fillì è uguale alla mia, Fillì. Troverai anche qualcuno che ti farà ballare tutto il giorno, qualcuno un po' timido, qualcuno scodinzolante. Come vedi siamo una famiglia varia, ma ricordati che se avrai bisogno dei tuoi spazi non ne avrai. Saluti e buona fortuna. PS, non staccare la mia foto in camera. Mamma mia, che foto vuoi che ci avrà in camera? Non so perché, ma dal modo di scrivere mi sembra un po' più una femmina. Ehi, ciao. Spero ti troverai bene a casa mia. Vorrei dirti alcune cose prima che arrivi da me. Tutte le volte che vai nel letto, anche solo per sederti, rifallo o rimettilo a posto. Come tutte le mamme, credo, anche la mia, ti chiederà di darle una mano in casa. Aspirapolvere, letto, piaccio. Bene, avrò parecchio da fare. Piaccia. Ioris e Luna, grazie all'incrocio delle macchine sulle quali sono a bordo, possono vedersi in volto per la prima volta. Ah, però! Forse avrei preferito rimanere a casa. Davvero molto carina. Ma io non posso fare questi commenti, dai! Ma... però è un gran figo, eh. Ioris, prima dell'arrivo, cerca di cogliere qualche indizio della zona. È un posto sperduto nel nulla, però è davvero un bel posto. È il mio mondo, diciamo. Le porte di casa cristallini si aprono a nuovo figlio. Ciao! Benvenuto! Grazie. Come stai? Tutto a posto. Tutto dai, bene? Ioris. Piacere, sono Filippo. Mano. Ioris. Ciao. Ioris. Mi piace il modo in cui mi hanno accolto. Ovviamente in questa camera troverai un po' di cose rosa. No, mi piace, sì. Diciamo che avere una camera tutto per me è il mio sogno. Ok, noi ti lasciamo le tue cose e ci vediamo dopo. Va bene, okay. A dopo. Spero di potermi fare un po' di cavoli miei e mi rilasserò perché sono stanchissima. Anche per Luna la curiosità è tanta e il suo arrivo in casa Pezzetti porterà una ventata di novità. Ciao! Piacere! Permesso! Avanti! Grazie! Appena sono entrata la mamma mi ha accolto proprio con un sorriso falso. Io sono Simonetta, la mamma. Ma di quei falsi che non si vede da nessuna parte. Piacere, Luna. Piacere. Avevo soltanto la bocca che sorrideva, avevo solo così. Io sono la famiglia. Piacere. Piacere, Eros. Luna. Ciao, Giordano. Piacere. Luna. È proprio un bel tipetto, devo dire. Ti mostro la camera, vieni pure. Questa è la sua foto, tipo santino. Non la stacco la sua foto. Ho subito notato magari la differenza tra me e lei. Tutti stiletti? E noi condividiamo la cameretta in tre, non so com'è da te. Tutta... Ti dovrei abituare alla nostra presenza. Ma cos'è, una presa per il c***o? Che cosa... No, spiegami. Per i nuovi figli è arrivato il momento di fare una vera e propria ispezione nella nuova stanza, per capire di chi stanno prendendo il posto. Boh, mi sembra così bellina, poi divisa a metà rosa, blu. È un po' infantile, però carina. Qui c'è scritto pericolo di morte. Devo vedere cosa c'è dietro a questo cartello. Ah, ma è fidanzata. Stiamo iniziando a scoprire cose, diciamo. Io solitamente non sbircio nei cassetti degli altri, negli armadi, perché non mi interessa. Però visto che sta facendo la stessa cosa, però il cassetto delle mutande non lo guardo.
Che bello. Io questo lo metterei qui. Anche se c'è scritto pericolo di morte, ma lei non c'è, quindi non mi interessa.